un pensiero, il primo pensiero va alle nostre testimonianze di oggi che io ho ascoltato con il cuore, oltre che con l'interesse del ministro, ovviamente. A Paola e ad Esther, che hanno perso un loro caro, va il mio più grande abbraccio. Lo dico anche un po' con un po' di emozione, mi scuserete per questo, però credo che l'abbiate sentita tutti quando c'è stata la testimonianza di questa moglie, di questa mamma, che hanno perso i loro cari. Vorrei abbracciarli e dire: non è successo nulla, tornare indietro e fare tutto quello che si poteva fare per salvare i loro cari. Purtroppo questo io non lo posso fare, però posso continuare ad impegnarmi così come ho fatto sin dall'inizio del mio mandato, affinché questo tema non sia un tema dimenticato, affinché si affronti tutto quello che è necessario affrontare perché i luoghi di lavoro siano sicuri, perché non si perda la vita per andare a lavorare. Il lavoro aiuta a vivere, ma non è la vita. E quindi questo è quello che posso dire a Paola, ad Esther, a Daniele, a Lorella, ad Irene, a tutti gli altri che oggi non erano qui, ma che ci sono attraverso le vostre testimonianze, ad Alessandra e a Gabriel che non ci sono più. Quello che posso dire è che il mio impegno sarà costante, lo è stato sin dall'inizio. Si è forse interrotto, ma non direi che si è interrotto perché insieme all'INAIL e a tutto il governo, nella fase del Covid abbiamo portato avanti dei protocolli di sicurezza che sono stati necessari ed importanti per affrontare in sicurezza la fase di rientro nei luoghi di lavoro. E questa pandemia, forse, è diventata, tra virgolette ovviamente, un'opportunità per mettere al centro la sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui prima si parlava meno, adesso se ne parla ogni giorno. E credo che va colta immediatamente questa opportunità. Per quello io non solo continuerò a seguire anche durante tutto il periodo Covid la garanzia della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma continuerò con questa azione che per me è primaria, prioritaria. E già nella NADEF, nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, ho inserito un collegato che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, proprio per aggiornare l'81, per potenziare quello che poi di cui avete parlato tutti voi, l'informazione e la formazione deve essere costante, i controlli devono essere coordinati, la vigilanza deve essere rafforzata, la prevenzione deve avvenire sempre e in ogni luogo. È una grande sfida, però io credo che unendo le forze degli enti collegati, l'INAIL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, le associazioni, l'ANMIL, anche le associazioni che avete creato proprio per quello che vi è successo e che sicuramente hanno quella sensibilità e quella forza per poter portare avanti un argomento che sembra lontano da tutti noi, perché sicurezza nei luoghi di lavoro sembra una parola lontana, poi invece ci tocca da vicino, tocca le nostre vite, tocca le nostre famiglie, ne condiziona tutto il percorso.
Io non faccio mai promesse, garantisco sicuramente il mio impegno massimo su questo tema. È un tema che deve essere affrontato, probabilmente non lo elimineremo del tutto, però possiamo ridurlo, però possiamo formare ed informare. E quindi non solo a livello normativo il Ministero del Lavoro, la mia persona e il Governo sono e saranno presenti qui, ora e nel prossimo futuro, anche con il disegno di legge collegato, ma anche per azioni concrete che anche con l'INAIL, con le associazioni e anche garantendo la mia presenza possiamo intraprendere su tutto il territorio italiano. Perché questo è un momento anche forse opportuno. Tutti sanno che è importante, ad esempio, tenere i dispositivi di sicurezza per le mascherine, la sanificazione, per andare al lavoro ed essere sicuri di non incorrere in un infortunio, perché poi è quello un infortunio. E quindi è il momento proficuo per continuare in questa azione e rafforzarla con le risorse necessarie, perché si deve fare, rafforzarla con le azioni necessarie, rafforzarla con l'informazione e la formazione che, ripeto, possiamo fare come governo, ma che possiamo fare tutti insieme, prendendo proprio in mano questa sfida. Io sarò con voi su tutto il percorso. Ringrazio tutte le testimonianze, ringrazio voi per avermi invitato. Ringrazio Paola ed Esther, perché penso che mi sia costata tanto anche questa testimonianza e ripercorrere tutto. E vi abbraccio col cuore e vi prometto, non prometto, ma vi prometto il mio impegno massimo su questo tema. Non mancherà mai. Grazie.